Хочу приветствовать всех участников этой большой и замечательной выставки, которую провели «Арте Дивергато», потому что все такие молодцы, замечательные художники, начинающие и уже которые работали много лет, но настолько все вместе объединились, вот создали одно единое какое-то изумительное поле, которое внутри у всех живет. И поэтому я очень рада, что мы вот в нашем небольшом, так сказать, помещении выставились все вместе, потому что я почувствовала здесь большую человечность, большую отдачу внутреннюю каждого художника. И настолько все разные, вот здесь большая, вот здесь у каждого присутствует своя четкая индивидуальность. И это очень важно для всех художников. Нет единого лица, как ковер. Все, каждый, видно, кто работал. Поэтому adesso voglio poco parlare anche in italiano, perché in russo ho ringraziato tutti i partecipanti di questa nostra bellissima mostra, non solo nostra mostra di tutto Vergato, quattro giorni, due sabati scorsi e domenica e sabato domenica questa, abbiamo divertiti, abbiamo proprio profondo entrata in nostra anima arte e non solo penso anima di pittori, perché Vergatino piccolino, diciamo tante volte dormitorio, ma adesso tutti penso svegliati, loro svegliati, sono svegliati state e forse qualcuno anche da giovani pensano come forse anch'io posso dipingere, forse qualcuno posso dopo rimanere anche qualcosa valore posso fare io. Per questo abbiamo fatto per gioventù e molto, questo grazie tanto, voglio ringraziare Proloco e personalmente anche Mario, perché lui aveva, signor Mario, aveva tanti impegni, tanti telefonate per ogni secondo e questo è perfetto. Nessuno non può dire che non puoi sbagliare, chi non fa niente non sbaglia mai. Per questo se qualcuno ha sbagliato perdoniamo tutti, questo è importante. È meglio stare uniti, amichevoli, perfetto. Quando esco, due parole non ricordo come insieme mi scavano. Hai parlato benissimo, perché parlo col cuore. Parlo questi giorni troppo. Hai parlato col cuore. Bene, grazie. 10 anni è stato come lavorato come insegnante composizione in un altro Accademia Arte. I miei studenti dopo diventati tanti stilisti e qualcuno anche è andato a lavorare al cinema perché la nostra accademia, mia, cosa è finito io, Accademia Arte Decorativo, perché abbiamo in scuola tanti diverse scuole di dipinti più realistiche, ma realistici, perché come solito, sapete, il nostro CCP, CCPX, CCP, non potevi noi frequentare astratto, esempio. Prima astratto, mi ricordo, da lì, il nostro era mondiale prima mostra a Mosca, libri non anche per noi era proibito studiare astratto, nostro insegnamento sul realismo, se anche noi avevamo Kandinsky, Chagall e tanti altri, ma scuola così, ma nostra, proprio nostra scuola.
narrativa più forma e esempio disegno dove c'è proprio una forma subito tu deve prendere da le tue impressioni come impressionismo così e dopo ho anche insegnato e ho lavorato 20 anni a casa di moda come stilista e com'è finita Vergato? Era sposata. Quindi ha scoperto l'Italia. Sì, scoperto l'Italia, sì, ma motivi personali. Sì, motivi personali, motivi personali. E del nostro Luigi Ontani, che è l'orgoglio del paese, lo conosce? Luigi? Ontani? Sì, conosco. Conosco anche, no, speciale, abbiamo studiato arte. Speciale, tanto arte, perché conoscevamo tutti i pittori italiani, tutte epoche, romano, gotico, tutti, e non solo mondo italiano, anche tutto mondo, perché arte possono capire e dove deve conoscere anche non solo pittori, deve conoscere tutti gente normale. E questo esempio in Russia, gente normale, noi dicevamo sempre, ingegnere anche, poteva parlare uguale come pittore, perché questo era il nostro insegnamento. Musica, arte, libri. Come si dice da svidare? Da svidare. Da svidare. Da svidare. Da svidare. Da svidare. Thank you.